La società Biometano Ibleo, promotrice della realizzazione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Modica, ha preso parte alla seduta di ieri congiunta della terza e della quarta commissione all'Assemblea regionale siciliana. A rappresentarla l'amministratore Michele Leocata e il consulente tecnico Biagio Pecorino, che hanno illustrato i dettagli del progetto ancorato nel sostegno della sostenibilità ambientale alla naturale vocazione agroindustriale del territorio ibleo. I rappresentanti della società, davanti ai parlamentari dell'Arse e a tutti gli attori convocati, hanno ribadito come in contrada Bellamagna Zimmardo si intende realizzare un moderno impianto di produzione di biometano alimentato solo da scarti e sottoprodotti dell'agricoltura, non da rifiuti, che ha già ricevuto tutte le opportune attestazioni che comprovano l'assenza di rischi per l'ambiente e la salute delle comunità locali. La società sottolinea peraltro come nel corso degli stessi lavori della seduta congiunta erano presenti i vertici territoriali dell'ASP di Ragusa e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale, che hanno confermato gli indirizzi riguardo l'assoluta inesistenza dei rischi evocati da coloro che negli ultimi mesi hanno dato vita a una sconsiderata campagna allarmistica fra Modica e Pozzallo. L'impianto di contrada Bellamagna-Zimmardo, come da prescrizioni progettuali, sarà un impianto di piccole dimensioni, 499 metri cubi, per una produzione di 350 kg l'ora di metano, che rispetta i principali orientamenti internazionali e scientifici riguardo il biogas fatto bene, ovvero una produzione pienamente inserita nella logica della sostenibilità dell'economia circolare. La presenza di un impianto di biometano nella provincia di Ragusa serve a difendere le comunità locali dall'inquinamento dovuto all'errato trattamento degli scarti agricoli sottoprodotti, che invece verrebbero valorizzati sul piano industriale a tutela degli interessi del territorio e dei cittadini. I rappresentanti della società hanno infine espresso soddisfazione per l'impegno assunto dall'onorevole Orazio Ragusa, presidente della terza commissione attività produttive, a sottoporre la vicenda all'attenzione del presidente della regione Nello Musumeci al fine di insediare un tavolo di confronto con tutti gli attori in campo. Il reddito di cittadinanza cambia nel 2020 per molti beneficiari. Ma come? Avviata la fase 2 della misura introdotta con il decreto 4/2019 dal governo Conte lo scorso anno, oggi il reddito di cittadinanza è al centro di importanti novità proprio per quanto riguarda l'impiego dei beneficiari. Sono 18.000 i beneficiari che, secondo ANPAL, hanno trovato lavoro da settembre a novembre 2019, numero aumentato a fine anno quando sono diventati 28.000. Questi sono i risultati del meccanismo avviato quasi un anno fa. I centri per l'impiego hanno convocato i beneficiari per il colloquio fondamentale alla successiva ricerca del lavoro. Per il 2020 poi arrivano i lavori di pubblica utilità. Intanto i beneficiari del reddito di cittadinanza devono prepararsi ad aggiornare l'ISEE entro il 31 gennaio, pena la sospensione del beneficio. Ma vediamo come cambia il reddito di cittadinanza nel 2020. I beneficiari dovranno lavorare per i comuni, o meglio per il comune di residenza all'interno dei PUC, progetti di pubblica utilità. Un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dello scorso 8 gennaio ha stabilito che i beneficiari che non ne siano esonerati devono svolgere lavori di pubblica utilità nel comune di residenza per un ammontare di 8 ore settimanali, estendibili a 16. Il vincolo era già stato stabilito nel decreto 4/2019, ma ora diventa effettivo per il 2020. La disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza va sottoscritta nel momento in cui si firma il patto per il lavoro presso il centro per l'impiego incaricato. Il reddito di cittadinanza è ora nella sua fase 2, ma non mancano le criticità anche in merito ai risultati della misura. L'OCSE, in un report dello scorso novembre, ha sostenuto che la misura vada rivista perché, così come è pensata, andrebbe a incentivare gli abusi. Un esempio su tutti il boom dei finti divorzi, dal momento che il reddito di cittadinanza, secondo l'organizzazione, favorirebbe i nuclei monoparentali.
Abbiamo appreso con grande interesse che sulla linea Canicattini-Ispica sarà soppresso il passaggio a livello ricadente sul territorio comunale di Vittoria. Finalmente, nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione con Rete Ferroviaria Italiana, è stato deciso di dare seguito a una richiesta che la collettività ipparina aveva più volte avanzato senza che la stessa venisse mai presa in considerazione. A dirlo Idea Liberale con il presidente Giuseppe Scuderi e con Valentina Tagliarini, che spiega come l'intervento si renda possibile grazie a una riprogrammazione di fondi comunitari. Grazie a ciò la Regione metterà a disposizione 53 milioni di euro, mentre gli altri 14 saranno rimessi in campo da RFI. Occorre dare merito alla CNA comunale, continuano ancora i rappresentanti di Idea Liberale, per la grande azione di pressing esercitati in proposito nei confronti degli organi competenti, visto e considerato che la presenza del passaggio a livello, che di fatto spaccava in due la città di Vittoria, ogni qualvolta lo stesso risultava chiuso, era ormai diventata insostenibile. Lo stesso dicasi dell'azione svolta in consiglio comunale tempo addietro dall'ex consigliere Scuderi, che aveva più volte sottoposto in aula la questione, evidenziando come quando il passaggio a livello era chiuso accadeva che le autoambulanze rimanevano dietro le sbarre, con il paziente a bordo, in alcuni casi pure in gravi condizioni. Naturalmente, continuano Scuderi e Tagliarini, auspichiamo che l'iter per l'eliminazione possa essere attuato in tempi brevi e ci auguriamo che finalmente per la nostra città arrivino le risposte attese su un fronte che non poteva più essere trascurato. È fondamentale che la linea ferrata possa funzionare senza interferire con la viabilità urbana cittadina, così come spesso è accaduto. È utile dunque che si possa proseguire lungo questa strada già tracciata per ottenere quei riscontri che i vittoriesi non possono fare a meno di attendersi. La commissione straordinaria, sin dal suo insediamento presso il Comune di Vittoria, ha riservato particolare attenzione nei confronti del mercato ortofrutticolo, principale realtà economica di tutto il comprensorio vittoriese e considerato uno tra i mercati più importanti a livello nazionale per la qualità e la quantità dei prodotti, per la portata delle transizioni commerciali, oltre che per il consistente indotto che lo alimenta. A tal fine, tra le prime iniziative che la Commissione ha avvertito il dovere di assumere nell'esercizio del proprio mandato è stata pertanto quella concernente la pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei box compresi all'interno dell'area mercatale agli operatori economici in possesso dei requisiti di legge, garantendone la partecipazione in condizioni di legittimità e trasparenza, e a tal fine di prevenire il rischio di qualsiasi interferenza e tentativi di corruzione. La procedura è stata svolta in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di sottoscrizione tra le parti di apposito protocollo di vigilanza collaborativa. Per tutti i 70 operatori ammessi nelle graduatorie provvisorie sono state avviate da parte dei competenti uffici comunali le procedure di verifica in ordine al possesso dei requisiti come previsti dalla legge e dal bando di gara. Prima di procedere alla formale concessione del box, gli operatori saranno sottoposti altresì alle verifiche previste dalla normativa antimafia da parte della prefettura competente. Gli operatori che supereranno il vaglio dei controlli potranno stipulare il contratto di concessione del box con il Comune di Vittoria. I soggetti che attualmente occupano box e che non hanno partecipato alla procedura di selezione e coloro i quali non risulteranno assegnatari secondo la medesima procedura saranno tenuti a rilasciare gli spazi mercatali attualmente utilizzati. Infine si evidenzia che i box che a conclusione della procedura rimarranno non assegnati verranno dalla commissione straordinaria del Comune di Vittoria rimessi tutti a bando, sempre in collaborazione con l'ANAC.
Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. A sud, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli quasi sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. A sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, schiarite alternate a nubi sparse. A sud, bel tempo con cieli sereni. Duplice omicidio stradale aggravato dall'alterazione psicofisica dovuta all'utilizzo di sostanze alcoliche stupefacenti. Queste le accuse per le quali è stata fissata per il 20 marzo dal GIP Andrea Reale l'udienza a carico di Rosario Greco, l'uomo che lo scorso 11 luglio era alla guida del SUV che ha falciato e ucciso i due cuginetti Simone e Alessio D'Antonio, entrambi undicenni. I bambini stavano giocando davanti alla porta di casa a Vittoria quando il SUV li ha travolti, uccidendo sul colpo Alessio e riducendo in fin di vita Simone, deceduto al policlinico di Messina dopo qualche giorno di agonia e avendo subito l'amputazione degli arti inferiori. L'udienza è stata fissata davanti al Tribunale di Ragusa in composizione collegiale su richiesta di giudizio immediato formulata dal procuratore capo di Ragusa Fabio Danna.